il nostro partner industriale non solo per i veicoli a ridotte emissioni come i mezzi a biogas di cui diciamo fanno parte questi 40 nuovi veicoli, ma in generale su tutto il nostro equipaggiamento è la Iveco, con il quale noi abbiamo uno storico rapporto ultraventennale e sulla base del quale noi abbiamo costruito un percorso verso la sostenibilità anche con le trazioni alternative a partire dal 2014, ma ancor prima con il multicanale nel trasporto, ovvero la intermodalità che coniugata ai veicoli, alle trazioni, a ridotto impatto ambientale, fanno sì che si possa finalmente definire un paradigma nuovo nel trasporto in termini di sostenibilità. Il nostro è un percorso che tende alle zero emissioni e ad essere neutrale in termini di emissioni di carbonio, e questo noi cerchiamo di farlo attraverso la coniugazione di questa modalità intermodale insieme alle trazioni di veicoli come quelli che vedete alle mie spalle e che sono alimentati appunto a biogas. Il nostro oggi qui è un segnale dove il gruppo SMET dimostra che nonostante tutto e nonostante le condizioni che sono sicuramente proibitive, non smette di credere in un percorso sulla sostenibilità e verso la decarbonizzazione. Certamente il biogas oggi è una realtà concreta, noi ci puntiamo, ci abbiamo puntato. È evidente che probabilmente saranno diverse le opportunità e le strade che ci porteranno nell'Unione Europea a traguardare la neutralità in termini di emissioni. Non sono sicuro che sarà il biogas o solo il biogas a dare questo risultato. Certamente il nostro gruppo ha voluto dare un segnale anche dal punto di vista motivazionale a tutto il comparto che, nonostante il momento riposi delle condizioni non certamente positive in termini di acquisto e di implementazione di questo tipo di veicoli, il nostro gruppo rilancia, e questo è un segnale a nostro avviso molto importante, perché la responsabilità sociale e la responsabilità ambientale nel trasporto è qualcosa in cui abbiamo creduto, crediamo e certamente crederemo anche nel futuro. Credo che in Europa ci sarà spazio soltanto per il trasporto intermodale. Il tema è che l'Unione Europea ha già definito le linee guida su cui i Paesi membri dovranno muoversi in termini di trasporto su gomma, e il nostro gruppo, che in Italia è pioniere nelle autostrade del mare da oltre 30 anni con il gruppo Grimaldi, e con la intermodalità ferroviaria, noi attualmente gestiamo dei company train del nostro gruppo e coniughiamo la penisola da nord a sud in maniera continuativa tutte le settimane e più volte al giorno. Questo significa avere puntato già da tempo su una modalità che sembrava difficile, complessa e complicata, e che oggi invece riteniamo che sia l'unica risposta sia per la capacità di trasporto che per la sostenibilità in termini appunto di mobilità delle merci in termini sostenibili.